I giudici hanno capito che questa mattanza può essere debellata soltanto con pene severe. Sono contenta per te e per tutte le altre vittime. Stop alla violenza sulle donne. Jana Brancato ha condiviso queste parole commoventi in memoria della figlia, Roberta Siragusa, la giovane tragicamente persa a Caccamo, Palermo, nel gennaio 2021. Il corpo di Roberta fu ritrovato lungo le pendici del Monte San Calogero. Il suo fidanzato, Pietro Monreale, è stato condannato per questo orribile crimine. Ha brutalmente aggredito e poi ucciso Roberta, appiccando fuoco al suo corpo, assistendo impassibile mentre bruciava. La recente conferma della sua condanna all'ergastolo da parte della Corte d'Appello sancisce che Monreale dovrà trascorrere il resto dei suoi giorni dietro le sbarre. Ma cosa ha scatenato un tale atto di orrore? I giudici hanno indicato la gelosia di Monreale come il movente principale di questo terribile delitto. Roberta desiderava porre fine alla relazione e lui, incapace di accettare la separazione, ha reagito in modo spaventoso. Ai giudici di primo grado spettò annotare questi dettagli. È pienamente provata la gelosia e possessività dell'imputato nei confronti di Roberta Siragusa. Una gelosia che troppo spesso sfociava in aggressioni fisiche. Giorni prima del tragico femminicidio, Monreale aveva tentato addirittura di uccidere la ragazza. Questo fu rivelato da Roberta stessa quando si confidò con un amico. La giovane aveva condiviso: «Voleva ammazzarmi. Appena siamo arrivati è sceso dalla macchina, ha aperto il cofano, ha preso la corda e degli attrezzi e mi è venuto incontro». Quel tentativo era stato un insuccesso, ma Monreale era determinato a perseguire il suo piano. Quindi, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio 2021, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il ragazzo aggredì brutalmente la sua fidanzata e le diede fuoco vicino al campo sportivo di Caccamo. Successivamente caricò il corpo sfigurato in auto e lo abbandonò in un dirupo. La madre della vittima aggiunge: «Sarebbe bastato che quella maledetta sera la riaccompagnasse a casa, ognuno per la sua strada. Oggi saremmo tutti più felici». Invece, Monreale si scagliò contro Roberta con una crudele ferocia, cercando disperatamente di tessere una tela di menzogne intorno a sé. Una volta liberatosi del corpo, sembrava tranquillo. Invitò persino un amico a giocare ai videogiochi e inviò messaggi alla ragazza, chiedendo dove si trovasse. Poi prese una decisione straziante. Decise di far trovare lui stesso il cadavere. Inventò una scusa assurda, affermando che la ragazza si era suicidata dando fuoco a se stessa. Andò persino oltre, fabbricando una spiegazione distorta. Sostenne che, dopo aver scoperto che Roberta scambiava messaggi con un altro ragazzo, lui le aveva detto di voler terminare la relazione. Sostenne che, per farlo desistere, Roberta si sarebbe cosparsa di benzina e avrebbe appiccato il fuoco. Ma perché poi spingerla giù per il dirupo? Gli avvocati di Monreale cercarono di giustificare questo atroce gesto con una spiegazione bizzarra. Dissero che fu un impulso istintivo dello stesso ragazzo, addirittura mosso dal desiderio di Roberta perché quel luogo aveva un significato speciale per la loro relazione. Una tesi che è stata prontamente respinta. Secondo i giudici, la morte di Roberta non è stata un tragico incidente, come sostenuto dalla difesa, bensì un omicidio intenzionale perpetrato senza alcuna traccia di compassione umana. I dubbi iniziali emersero quando gli investigatori notarono l'assenza di segni di un incendio nella zona del ritrovamento del corpo. Fu subito evidente che il corpo di Roberta era stato bruciato altrove e poi spostato in quel luogo. Ciò che incriminò Monreale furono le immagini catturate da una telecamera vicino al centro sportivo, il luogo dell'atroce crimine. Nel video si vedeva la sagoma di una persona all'interno di un'auto mentre osservava il corpo di Roberta bruciare. Secondo i giudici, quella persona era Monreale. In quel luogo furono rinvenute prove dell'incendio e le chiavi appartenenti alla ragazza. Successivamente, l'auto di Monreale percorse avanti e indietro la strada che collega il centro sportivo al Monte San Calogero. Ciò segnò il momento in cui il ragazzo si liberò del corpo, allontanandosi poi dalla scena del crimine.